nel nostro peregrinare per la Slovenia siamo arrivati a Ljubljana, che è la capitale, giusto? Comunque ho scoperto ieri sera, leggendo su una delle guide di qua della Slovenia, che la Slovenia ha 2 milioni e 100 mila abitanti, meno di una grande città italiana. Infatti c'è tantissimo verde. Comunque, arrivati a Ljubljana, chi è che ci ha accolto? Il manifesto di? Bocelli. Andrea Bocelli, che canta a Ljubljana. Ci siamo sentiti in Italia. Vabbè, questa è una città, una grande città. Andiamo a vedere Tivoli Park. Tivoli Park, che non è a Roma, ma è a Ljubljana. Ci sentiamo dopo per gli aggiornamenti. Comunque, visitare le città il 15 di agosto ha un suo perché, cioè non c'è nessuno. Guardate. Ce l'ha detto. Una coppia là davanti che credo che stiano andando al solito parco dove andiamo noi. Siamo arrivati al Tivoli Park, Bertolini. Vai, questo è l'ingresso. Questo è il parcheggio che sembra un po' il salone del camper, sembra. E qui inizia il parco. 5 km quadrati di parco in mezzo alla città di Ljubljana. Comunque, dentro questo parco c'è di tutto, dalle piste da skateboard ai campi da tennis, alla sauna, alla box, a tutto quello che vi viene in mente. Qui ad esempio è la pista da skate. Di qui giochi vari. E qui la passeggiata continua. Siamo arrivati al laghetto con le ninfee e il cigno che è lì sotto. Poi ce n'è un altro giù in fondo. Ma comunque c'è pieno di ninfe, bellissimo, vero vero? Adesso faccio andare una piccata anche noi. Guarda qua. Ehi. Vai a dare una piccata alla Bertolini. Come sei cattivo. Vai, facciamoci dare una beccata anche noi. Ehi. Stiamo sempre girovagando all'interno del parco e siamo arrivati praticamente in un vialone centrale dove poi si arriva a questa specie di castello. Adesso ve lo faccio vedere, datevi pace, questo è il viale che vi dicevo e di qua si arriva al castello, villa. Qui c'è una aiuola fiorita. Qui ci sono i giochi d'acqua. E qui c'è il castello. Con tanto di cani in bronzo a guardia, i cani veri,
Ecco una delle moschee di Lubiana e il muezzin che guida la preghiera. Buongiorno, questa è la stazione di Lazio o così qualcosa di simile. Stamattina andiamo alla scoperta di Lubiana con i mezzi pubblici, il treno per l'esattezza, roba che non ho preso da anni, ma da anni, eh. Comodissimo lo campeggio dove eravamo, fatto d'ora a piedi. Non era un campeggio, era un'azienda agriturismo. Comunque la faccenda è semplice. Qua gli piace fare attraversare i binari a piedi. Questo è il binario, questo è il binario 2, Lubiana. Stazione di Lazio, è tutto regolare. Aspettiamo il treno. Ha fatto due gocce stamattina. Sì, due gocce, adesso il cielo è già bello sereno. Primo treno sloveno. Diciamo che è molto più moderno dei nostri, perché i nostri sono dei caravelle, sono terrificanti, almeno li ricordo come caravelle terrificanti. E mo si sale. C'è anche la wifi, cioè, mi rendete conto? Troppo moderno, quelli italiani in confronto sono in cesso. Guarda, vai lì. Quanti piani c'ha? 500? Che neppure tre piani. La Bertolini è sbarcata alla stazione di Lubiana Centreville. Un treno che sembrava di una generazione futura rispetto a me. Davvero, il treno incredibile, tre piani, con la wifi. Silenziosissimo. Silenziosissimo. Roba che in Italia non esistono. Vabbè, ci vediamo a Lubiana. Benvenuti a Lubiana! Questa è la stazione centrale di Lubiana. Là c'è uno a cavallo, che non so chi sia. La Bertolini dirige il traffico e andiamo avanti. La guida turistica Bertolini ci ha portato al ponte dei quattro draghi. Adesso poi ve lo aggiungo, ma prima vi faccio vedere questi affari costruiti con resti di sedie, mi sembra. Vabbè, ragionatevi. E qua c'è il ponte dei quattro draghi, lassù c'è il castello con la funicolare che sale. Vogliamo i cenni storici, li sai? È il primo ponte in cemento armato, vero? Legge, legge, guardate che legge. La cosa prenderà il nome si evince chiaramente. Dai quattro draghi, però bisogna andarci un po' più vicino ai quattro draghi perché sennò non li vedono. Sono draghi in bronzo. E questo è il ponte. E qua sotto c'è... Beh, qui ci sono i draghetti. E qui sotto c'è il fiume che ignoro cosa sia. Passano con le chiatte, fanno il giro e via. Questo è l'ingresso della funicolare che porta al castello di Lubiana. Come vedrete tra poco, non c'è quasi nessuno che va al castello. Vorrei dire che per me c'è già troppa gente che va su di lì. Vedere fontana? Vediamo una fontana fatta a canguro.
e lassù in cima c'è il castello. E schiacci la mano, la Bertolini schiaccia la mano e esce fuori l'acqua. E come in ogni città del mondo è previsto il mercato. Di là i vestiti e di qua gli alimentari. Guardate questi cavoli che da noi non esistono, fatti così a punta. Là c'era un murale che non so bene cosa poteva rappresentare. Guarda che grappoli due enormi. La signora non si è neanche tanto messa in mezzo perché ha detto che lei deve fare la foto al grappolo d'uva. Qui ti danno direttamente la Macedonia, i prodotti del sottobosco. Comunque l'uva sta a 3 euro al chilo, i melonetti piccoli a 2,50 euro. I fichi 6 euro al chilo, abbiamo anche i funghi porcini e i galletti. Qui invece stanno i fiori. E come per incanto siamo arrivati ai tre punti. Bertolini, dove sei? Che non so niente io. La cattedrale è? È la Chiesa Francescana. Chiesa Francescana. Adesso, quindi come funziona? Bisogna attraversare tutti e tre i punti? La Chiesa Francescana della Lucia. Con i due campanili di cui qui nel frattempo, mentre parlavi, passa l'unico aereo della giornata e raggiungo a canoa a pallavolo in mezzo al fiume. Waterboy. Water volley. Questo è il ponte di mezzo. Poi là c'è l'altro ponte, io sono sul ponte. Oggi mangiamo sloveno. Cosa mangiamo, Bertolini? Pure. Che roba è? Tipo, sembra tipo questa sfoglia con ripieno, in questo caso, di spinaci, se no formaggio, ragù, pizza, patate. Io proverei a aprirlo se ce la facessi. Con una mano non ce la faccio. Eccolo qua, tac, spinaci ricotta, eccolo lì. Sono mille foglie praticamente. Fine con dentro. Vabbè, adesso lo assaggiamo, poi lo diciamo. Qui c'è il Museo delle Illusioni, lì il Palazzo dei Congressi, lassù il castello e qui il parco. Ma noi andiamo alla Casa delle Illusioni.
cazzo devo guardare? 30 secondi lì? Cosa c'è? Si è fermato. Quanti siamo?